giornata Diego Rosa si alza nuovamente sui pedali, è uno show quello di Diego Rosa, è uno show quello di Diego Rosa nel team Astana, pedalata facile, continua a strappare, continua a scaldare in vista del traguardo, poi di nuovo per il gioco non si dica si dove, amici del ciclismo, si può... Chiude il vincitore del Giro 2004 Cuneo, chiude il Pozzo Vivo, va a chiudere anche Giovanni Visconti, chiude Dani Moreno Fernandez del team Katiusha, va a chiudere Davide Filella, numero 128, poi la volta del numero 2 del Santo Giro di Roma e Padre, chiude il numero 24 della strada, si tratta di Michel Landa, il proprio al Giro, chiuso Sensen, chiuso il numero 121 per avere Daniel Martin, tirato in aula, chiuso il numero 192 di Giulia Navedondo, chiude anche Alexi Blancotti della Giro. Sono grandi spettacoli, chiude in questo istante il dorsale di gara numero 94, Fabio Adamo. Morino, Bazzani, la felicità intanto su maggio schermo del volto di una Diego Rosa assolutamente straordinaria, intanto si concludono le volate di giornata e la conclusione per il campione nazionale del team Arcore in questo istante, il campione nazionale di Germania. Emanuele Buchmann, insomma, vittoria di Diego Rosa della Stanica, chiude nel 4:27:51. Media varia di 41.665, secondo la Formaica 4.07 a 16 secondi, verso Manuaru a 18 secondi, con un sorriso sul volto, tutto indirizzato verso la gloria del numero del suo compagno di squadra. Intanto chiudono Monta Gutin, compagnia del numero 187 Pogliaschi. Continuano gli arrivi, aggiusto il dorsale 198, Aymar Zucchelli. Poi la prima azione. Le autorità che premieranno gli atleti: Stefano Gallo, assessore allo sport del comune di Torino, e Giovanni Maria Ferraris, assessore allo sport della regione Piemonte. Posizione alla 96esima edizione della Milano Torino si è classificato il portacolori di Astana Pro Team Fabio Aru. Grande Fabio Ombrello. Viene premiato da Stefano Gallo, assessore allo sport del comune di Torino. Ed eccolo il portacolori di Astana Pro Team, l'applauso per Fabio Aru! Grande Fabio! In seconda posizione, un corridore polacco che difende i colori di Tinkoff Saxo, Rafał Majka! Viene premiato da Giovanni Maria Ferraris, assessore allo sport della regione Piemonte. Secondo classificato alla Milano Torino 2015, Rafał Majka. Si aggiudica la 96esima edizione della Milano Torino, un portacolori di Astana Pro Team. Stefano Gallo, assessore allo sport del comune di Torino. È lui a scrivere il proprio nome nell'albo d'oro della Milano Torino, Diego Rosa! Grande Diego! Oh.
alla Milano-Torino 2015. È un grande podio. E ora bagnatevi. Così come abbiamo detto, abbiamo scritto ancora una pagina importante della storia del ciclismo con il successo di Diego Rosa, che ha preceduto Rafael Maika e Fabio Aru. La premiazione non è finita, la premiazione non è finita, rimangono sul podio mentre stanno ancora festeggiando i primi tre classificati. Rimangono sul podio intanto Diego Rosa, Rafael Maika e Fabio Aru, perché tra qualche istante Stefano Gallo, assessore allo sport del Comune di Torino, consegnerà ai primi tre classificati le targhe di Torino 2015, capitale europea dello sport. Ed eccoci proprio con Stefano Gallo, assessore allo sport del Comune di Torino, che si appresta a consegnare le targhe di Torino 2015, capitale europea dello sport. La cerimonia di premiazione non è finita per i primi tre classificati. Ragazzi, tornate sul podio per cortesia. C'è la consegna appunto della targa per il vincitore Diego Rosa, poi ci sarà già stata consegnata la targa a Rafael Maika e quindi al terzo classificato a Fabio Aru.